Buongiorno a tutti ragazzuoli. Allora, oggi iniziamo la giornata andando a comprare qualcosina. Poi mi sotto il caffettino, bevo un po' d'acqua. Buongiorno a tutti, belli e brutti. Buongiorno. Cosa fai a scorreggi tu? Eh? Monellino. Andiamo a fare, a elettrizzare un pochettino un rimorchio, ora ve lo faccio vedere, di un nostro conregionale della stessa regione, della Liguria. Lui però è di Genova, noi di Savona. Diciamo la Liguria divisa in due. Ora vediamo se gli fa piacere. Guarda che andiamo, ti mando a prendere le cose. Vediamo se gli fa piacere comparire nel video col suo camperozzo. Ve li presento. Vediamo cosa ci dicono. Il camper è quello lì. C'è un po' di vento oggi che rompe le scatole, ma per fortuna il sole c'è, perché avevano detto che era nuvolo fino alle 4 del pomeriggio, invece bene o male si è fatto bello per fortuna. Volete uscire nel vostro video? Se non volete non è un problema. Lui si presenta, lui, perché io non me lo sapete, sono una Fran, è Massimo. Ciao, mi chiamo Massimo e Angelo mi sta salvando. In corner. E lei la moglie? Cinzia. E poi ci abbiamo anche Neve. Ne? Ciao patatina. Aspetta. Andiamo a elettrizzare un po' il camperozzo, così poi mettiamo l'aria condizionata per Neve per l'estate, eh? Andiamo a fare di tutto. Prendiamo la macchinetta del caffè. La macchinetta del caffè. Siamo partiti, siamo arrivati al Brico, abbiamo parcheggiato. Brico là dietro, andiamo a prendere un bel pannello, due batterie come quelle che ho messo al signore inglese. E diamo un po' di corrente. Il carrello prende forma, alla fine abbiamo deciso su due pannelli da 200, due batterie nuove da 100 al giallo. Poi c'è il regolatore solare, tutta quella roba che serve, andiamo a prendere profili e silicone. E poi la cassa a pagare. Tornati alla base, ora valutiamo l'orario, se è ora di fare prima la pappa e poi iniziare a lavorare o... Che ora è? 12:40, andiamo a chiedere se è suonata la campana nella mensa o quant'altro e vediamo come si evolve la situazione, dai. Andiamo a vedere cosa ci dicono su quattro ruote, se mi si mangia o no. Ma qua vedo della ciccia. Però non è pronto ancora. Prepariamo o inizia a fare qualcosa? Cosa faccio? Non lo so io. Qualcosa di veloce, non c'è niente di veloce. Togliere le barre, non, cioè, non è che c'ho. Puoi iniziare a mettere i profili nei pannelli, cose così. Sì. Però poi dimmi tu a che ora iniziare a farlo mangiare. Beh, tu inizia, io inizio a fare quello, dai. Buono, iniziamo a fare qualcosa. Così almeno mi porto avanti e via. E ciccia sia brontosauro all'appello. Che bello, speriamo che sia anche buono. Ora lo tagliamo e se magna? Nell'attesa della preparazione pranzo sono andato in farmacia a ritirare la crema di Bernice, 3,5 mg, 40 euro. Monellina, 40 euro questo barattolino qua di cremina, che poi se lo apriamo dentro sarà microscopico ancora di più. Guardate qua. Speriamo che serva qualcosa anche questo. Monnella. Intanto qua c'è la ciccia pronta. Ho preso il pane e la cremina. Buon appetito. Iniziamo il lavoretto. I profili li ho tagliati. Ora li vado a fissare con i rivetti. E poi andiamo su a togliere il vecchio, mettere il nuovo e andare avanti. Iniziare a fare il tutto. Via, pian pianino lo vedrete. E il boccia oggi è quello che riprende, che è il Cristian. Siamo arrivati sui piani alti, ai pannelli li ho attaccati i profili. Ora andiamo a eliminare sto pannello che ormai il suo lavoro l'ha fatto, è arrivato alla frutta. Devo tirar via queste due barre qua e i due pannelli andranno messi uno qua e uno qua. Messi lì, 400 watt, a bomba. Ora togliamo questo e iniziamo a montare gli altri. Via, ora vediamo cosa si riesce a togliere di lì, tolgo i profili, puliamo e passiamo al montaggio degli altri due. Devo vedere lì la situa perché non vorrei che mi rompa le scatole la scatoletta messa così, se no dobbiamo trovare una sistemazione, vediamo. Ok, barre tolte, pannello tolto, tolto anche i vecchi profili, ora si dà una mezza pulita già che non c'è più niente e si posizionano i pannelli nuovi dove
sperando che riusciamo a stare più in là, così la cassetta rimane libera per i collegamenti, perché sennò se ci va sopra è un problema, sennò bisogna cambiare le carte in tavola. Vediamo come sarà. Puliamo e mettiamo sui pannelli. Boom! Primo messo e secondo idem. Ora collegamenti e si va giù di sotto. Si stava meglio fuori al sole, però tocca andare dentro adesso. Allora, pannelli messi, MC4 fatti, non collego ancora perché devo andare giù a togliere il regolatore vecchio e fare tutto il resto e poi li armiamo dopo. Vamos. Ok Massi? Cerchiamo di elettrizzarti entro stasera. Così non giochi a carte ma guardi la TV. Allora, pannelli sistemati, ho messo dentro il portafusibile dei pannelli, poi ve lo faccio vedere. Ora andiamo a mettere le batterie, 12 volt, 100 ampere, jack, due, una è qua e l'altra è lì, regolatore solare, e andranno una qua e l'altra dalla parte opposta, c'è lo stesso gavone. Ora iniziamo a mettere la prima di là, scolleghiamo tutto, iniziamo a mettere la prima di là e poi di qua bisogna fare il collegamento anche del pannello. Vamo. Raggiunto la fine, ho stretto un po' i tempi, non vi ho fatto vedere tanto la lavorazione per cercare di dar corrente entro stasera. Nell'armadio fusibile dei pannelli, sono 400 watt. Qui nella dinette abbiamo messo il regolatore solare col Bluetooth. Qua fuori c'è la prima batteria da 100 al gel. Dall'altra parte abbiamo l'altra batteria da 100 al gel. Poi quando ci rivedremo faremo l'upgrade a livello inverter e altre cose, però per il momento almeno abbiamo ridato corrente. E nonostante il sole è lì basso e sono le, non so che ore sono, quasi le 6, sono le 5:40. Quanto sta entrando dai pannelli? Fai vedere l'app, dove ce l'hai? Sta entrando 1 ampere e 7. 1 ampere e 7, 24 watt, perché comunque sono le 6 del pomeriggio, il 5:30 del pomeriggio. Direi che va molto bene. Lì dice 13,4 e questo qua ci dice 13,1, che è la batteria, ma diciamo la tolleranza è nei limiti, siamo a 0,4 volt di tolleranza, che è più che sufficiente. Poi centrallinearsi lì, chi mi segue ha visto video vecchi, lasciamo perdere. E anche dove è montato lì. Ah sì, di fabbrica. Su questo Rimor hanno messo che la batteria servizi è quella motore e quella motore è servizi, quindi hanno invertito. Vabbè, lasciamo stare, no... Ma per di più il disegnino di un Ford, questo è un Ducato. Certo. Perché l'ho visto ora, ci ho fatto caso ora. Vabbè, lasciamo stare, l'importante è che c'è batteria per guardare la TV stasera e non giocare. Bravo. E ora, domani speriamo anche riscaldato. Che arrivi il cinesino. Rimettiamo a posto tutto e ci laviamo. Top. Lavoro, come avete visto, terminato, cliente soddisfattissimo, dobbiamo aspettare ancora il riscaldatore che dovrebbe arrivare domani, speriamo. E domani sono curioso di vederlo in condizioni ottimali di sole, perché ora oggi quando ho finito erano le 5:30 e il sole era bassissimo, quindi caricava poco. Sono curioso di vedere domani, con la giornata bella, il rendimento dei pannelli al 100%, come si evolve. Ora andiamo a ritirare un pacco e ci vediamo dopo. Sono andato a ritirare il pacco Amazon, ma ho sbagliato, devo fare la devoluzione, ho sbagliato a ordinarlo io per una volta. Lo mandiamo indietro e lo ordineremo corretto, cosa devo farci. È così, quando la testa ciocca, ciocca. Ora siamo in pensiero, in procinto di cosa preparare per cena. Lo facciamo sapere tra poco. Tu Pippotto cosa fai lì? Strappi tutto? Monnello? Dov'è Pippo? Dov'è Pippo? Cosa fai? Io non ho parole. È una cosa, ma... C'ho il culetto lì in su. Si diverte. Se basta così poco, amore, proprio ti compro delle scatolette di... Ma fa, sei fatto il nido. L'ho preso come secchio. Così non va magari più là sopra nelle scatole. Oh, ecco qua! Amore, vai a giocare, che bravo! Cucù! Tete! Tutu! Che malandrino che sei! Che monnello! Niente, abbiamo una gallina ormai, non abbiamo più un piccione.
Ma non si dà contento per così poco. Meno male, costa meno una scatola che i giochini di comunque. No. Stasera accenetta lume di candele, pasta col sughetto. E io giusto due figli. Anche a me ne è fatta pochino. Un po' poca. No? No, no. Va bene. Basta la dieta. Chi c'è, amore? Chi è? Chi c'è? Cenetta fatta con Bernice che ringhia perché ha sentito Cristian che metteva a posto il monopattino in garage. Si è spaventata. Guarda quello dritto che le è venuto da questa bambina. Ci difende lei, monella. Tanto lì abbiamo il campione di zappatori. Mi ha fatto disastro. Cosa fa? No, che vita che bisogna. Mettici la mano! No, non ce la metto a mano, non vedo dove. Ho messo come un gambero. Aia! Devi piantarla di andarti a imbricare là sopra. Cosa c'hai di bello di andare lassù? Dimmi! Un monnello. Ci siamo guardati un po' di film di una serie dopo mangiato, mentre mangiavamo e dopo. Ora ci andiamo a nanna che domani ci aspetta un'altra giornatina. Vero Bernice? Devi fare la nanna? Beh, tu non hai un grosso problema, no? Sì, la dottoressa ci ha detto, la veterinaria, tenetela un po' a riposo che non, per la zampetta. 23 ore al giorno dorme, sta a riposo, quindi direi che non è un problema. Si è messa a ridere. Vabbè, ci vediamo domani. Buongiorno a tutti. Oggi è un po' annublato, c'è un po' di nuvolette. Stiamo resettando. Jessica sta resettando casa su quattro ruote. Qui c'è Mortadellina. Cristian l'abbiamo messo in cabina. Pippo è in gabbia, ve lo faccio vedere. Perché sennò fa il monello quando si pulisce. Vero? Ora vado a portare indietro un pacco di Amazon, quello che ho sbagliato ieri. Poi dovrebbero arrivare dei tedeschi, cioè sono venuti dei signori tedeschi a dirmi che dei loro amici tedeschi sono da un'altra parte, che hanno un problema elettrico, che stanno venendo qua, se glielo posso vedere, va bene. E poi devo iniziare a costruire una batteria, perché i tempi sono stretti e devo muovermi. Quindi bisogna che faccia anche quello oggi. C'è un po' di cosine da fare, Ci mettiamo qui fuori col tavolinetto, taglio i legni così non sporco il camper, sennò Jessica mi sgrida. Vero? O li tagliamo dentro i legni? Mi taglia la testa, dice. Guarda, ti sto registrando, di quello che dici. Vabbè, facciamo un po' di cosine e poi vediamo come andiamo avanti. Pacco portato. Jessica prepara il pollo con le patate, con il saccoccio. Però l'hai preso ancora in Italia? No. È già un po' che c'è. Sì, italiano. Pollo morbido, sì. Non ho preso. Guarda la scadenza. No, al massimo ci purifichiamo, dai. Buono, io inizio a lavorare che è meglio, no? Ok, è arrivata l'ora del pranzetto, si vede già che sono tutto sporco. Alettine di pollo e le patatine. Ora mangiamo. Per fortuna si è aperto, è uscito il sole e si nota anche la differenza che stiamo andando avanti con il mesi, perché siamo passati, avevo sceso 64 ampere di ricarica contro i 50 con un'ora di forno, e le batterie sono a quanto sono? Senza strangolarti, Cristian? 93%. Bene. Che impianti che facciamo? Un'ora di forno. Ragazzi, ho messo le mani in un Leica che c'ho dietro con impianto a litio fatto in Germania. Mi sa che bisogna andare a svernare, no, svernare in Germania no, perché fa troppo freddo. Ma però già più di una persona ti ha detto che... Madre mia, ragazzi. Andare a lavorare in Germania. Madre mia, ora... E quanto chiedono allora? In più. E io gli ho messo, fondamentalmente il primo problema che aveva, che non ricaricava più dall'alternatore, era il fusibile bruciato. Però giustamente, ora vediamo Cristian cosa risponde. Lo mettiamo alla prova. Se mettiamo un DC-DC... da 50 ampere il fusibile da quanto lo dovremmo mettere? Minimo da 50. Ma sì, ma però... proprio minimo da quant'era? Da 20. Da 40.
Si è bruciato subito. No comment. Siccome io però non ho i fusibili, quelli a baionetta classici, quelli mega grossi, io non li uso, glielo ho cambiato. Per ora devo controllare dopo pranzo a livello solare, perché non sta, c'ha 380 watt di pannelli e stavano entrando 30 watt. Gli ho fatto vedere i miei due da 120, che sono 240 watt, quindi 100 watt in meno, e stavano tirando dentro 180 watt, cioè quasi il massimo, 10 ampere, a lui ne entrava uno. Ho detto, qua al quadra non cosa. Vabbè, dopo ci vediamo anche lì. Buono, ho finito di mangiare, sono andato a finire il lavoro al tedesco. Ne ho vista un'altra oggi di quelle che... Di quelle che non dormi mai! I tedeschi proprio ne fanno una più di Bertoldo. Ha messo tre pannelli solari, cioè quattro pannelli sul tetto. Due da 100, uno da 140 se non ricordo male, e un altro da 100 che però ce l'ha separato perché l'ha messo su una ex parabola che lo muove elettronicamente. I tre pannelli li hanno messi tutti in parallelo su un regolatore solare. Il problema è che per collegarli, siccome non arrivavano i cavi, hanno dovuto prolungarli con gli spino HMC4. Il problema è che hanno messo il diodo di blocco, che praticamente un pannello non funzionava perché la corrente non passava oltre. Cioè questo, scusa, come la caricate queste batterie finora? E finora è andato con l'alternatore perché si muove. Adesso è stato un po' fermo, ha beccato nuvole, è sceso con le batterie, ciao. Per meno male che c'aveva il Victron, sono andato nello historial di quanto hanno lavorato i pannelli nei giorni precedenti e ho visto che c'erano delle anomalie. L'ho sotto sul tetto a controllare. Questa è nuova, non l'avevo ancora vista. Perché il diodo di blocco è un interruttore, no? Era su off, ho dovuto cambiare gli MC4, li ho cambiati, li ho collegati tutti. E infatti ora lavora. Wow, working panel! Se prima non te ne sei accorto, ci ho detto, bro, alla fine fa la batteria, va che è meglio. Prende forma, legni tagliati, la sto già posizionando. Anche qua andremo a fare i due poli, positivo e negativo. A bomba, ci siamo, è lunga, ma ce la facciamo. Abbiamo risolto i tedeschi, sono rimasti contenti, mi hanno portato anche un pacchetto di caramelline per Cristian. E poi intanto mi ha chiamato anche un altro signore che non ho capito dov'è. Giù verso Cadiz, mi sembra. È solo che ho detto, adesso sono un attimo in full immersion, quindi se può aspettare ben volentieri di aiutarla. Io cerco di fare il possibile, però manine ne ho solo due, sono da solo, quindi purtroppo quando capitano tanti tutti assieme poi di gestirlo non è semplice, però cerchiamo di fare il meglio. Tanto Jessica è là dietro che si guarda dei film, che ha già lavorato prima e ora fa la pausa, io la faccio dopo, io faccio turno diretto, ci vediamo dopo. Ce l'abbiamo fatta, bimba chiusa, sigillata tutta, polo positivo, polo negativo. Ora come sempre bisogna risistemare tutta l'attrezzatura, mettere a posto, pulire e poi ci laviamo, ci rilassiamo un po'. Buona, come avete visto, batteria pronta. Ora ci imbacucchiamo e andiamo a ritirare due pacchettini di Amazon che sono... Sai che ho preso, manco mi ricordo. Ah, la valvola elettrica per un signore per le grigie e poi un'altra cosina, mi sembra. Le cavolatine, la roba che devo installare, ecco. Jessica sbadiglia. Per cena ci abbiamo o dobbiamo comprare qualcosa già che siamo in giro? Valuteremo. Non lo so, lo valutiamo. Just it. Pizza. Vediamo. È arrivato Babbo Natale? Non è arrivato un pensierino. C'è il bigliettino. La leggenda giapponese. Narra che cuenta la leggenda che la persona destinata a esta giunta sta unita por un hijo filo rosso. Filo rojo. Questo filo può allungarsi, estirarsi, però nunca se può rompere. Sempre simbolo di amor entra lo dos. Ah, ecco che devi tenerlo tutte e due, che è un simbolo di amore entra dos, entro noi due. Che devi essere tu la persona alla fine del filo rosso. Che si può tirare, stendere, fare, ma nunca si rompe. E rimane unito per le persone. Ma qua dentro? Sì, è tipo un braccialetto, una cavigliera, un... Vabbè, quando avrà capito come si fa, ve lo facciamo vedere. Quindi hai capito cosa... Sì, allora, sono due braccialettini che uniscono al nostro amore per sempre. Quindi uno l'ho messo qua e uno l'ho messo qua. Eccolo qua. Questo qua è chi te lo tocca, ci sbozzo le mani. Se te lo toccano, ok? Adesso così cattiva. Sì. Beh, ora di preparare la cena, mi sa. Voi?
Non ci avete la fortuna? Intanto è rientrato anche Bobby solo. Non ci avete la fortuna? Io ho appena visto una stella cadente. E voi no? L'hai espresso il desiderio? Il desiderio. Io lo so già, lo immagino già il desiderio di Cristian. Quale? Ma pandemonio. La pandemonio sarebbe un pezzo lì del monopattino che si chiama così. Vale, pure il pane a casa ti porto, ragazzo. Pure il pane a casa. Hai portato la pagnotta? Sei andata a lavorare? No, perché mi sono dimenticato di mangiare. Ah, ok. Abbiamo più pane che cena. Mangiamo il pane stasera. Carboidrati. Niente, alla fine stasera serata toast bruciati. Non è bruciato, deve cuocere. Io non voglio, non lo voglio. Yeah, rock and roll. Guardate che bello Pippo, che ci ha preso confidenza. No, non gli piace tanto secondo noi perché deve tenersi in equilibrio e quindi deve esserci sbattimento. Grazie a me però. Cioè, vedi quando si muove? Che si deve tenere effettivamente un po'. Dai, dai. Deve far fatica, diciamo. Oh, amore, mio maciocchettino, povero, bello, bello, bello. Allora facciamo trattamento, Bernice, pulizia occhi, crema. E dopo fisiologica. Una cassetta di medicine solo per Bernice. E il collirio per le orecchie, per il naso, per il sedere, le per le... Vabbè. È una vecchietta. Monella. È quasi 90, aspetta, oggi è? Domani è il compleanno di Bernice. Eh sì. Dai, iniziamo col trattamento e via. Non c'è cosa più bella che farsi una bella doccia prima di andare a dormire, ragazzi. È uno spettacolo. Voi non vi lavate? Zozzoni full timer, che non siete altri. Zozzoni. Io, vabbè, ma in automatico si capisce chi è che lavora, chi si lava. Certo. Quest'altro non fa niente, gioca lì con Amo. Vabbè, buonanotte e domani mi hanno portato il mezzo adesso. Inizia il progettino che avete già visto in qualche video fa, come i pannelli sul tetto, 1000... Quanto va? Mi sono 1700 watt, mi sembra. Cavolo, speriamo però, perché è andato ora brutto e non riesco poi a vederli lavorare. Quando è che è andato brutto? Venerdì, però sabato è andato bello, no? Vabbè, speriamo di riuscire a vederli che lavorano come si deve. Adesso andiamo a nanna e ci prepariamo per domani, che sarà una giornatina bella impegnativa. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Bye.